Vai. Siamo tornati. No, è alleato quello. Alleato, ok. Là sopra, attento. Appena, se appena sali sparaci. Appena sali sparaci. Destra subito. Dov'è? Stronzo, vieni fuori, vieni fuori, vieni fuori, No, oddio santo, mi sa che ce ne sono Torna tanti. indietro. No, c'è solo uno. Guarda le scale, ti puoi inclinare con la Q. Dai. Vediamo C'è uno ragazzi. che sta male, che si lamenta. Di solito quando si lamenta. Però allora, una cosa, prova a scendere da qua. Prova a scendere, tranquillo. C'è forse un tuo alleato ferito. Aspetta, fermo, non fai niente. Spara, spara. L'ho ucciso. Perché alcune volte non me lo salva? No. Dove schifo è? Aiuto! Porco, Curo io. porco. Oh mio Dio, ragazzi. Io non, ma l'ho ucciso almeno. Non lo so, aspetta, non saccheggiare così a random. Oh, Guardi. siamo al massimo di sanguinamento. Oh, ok. Vai, vai là, vai là. C'è uno che si lamenta, prova a Qua. curare. Petro, vai e offrigli un kit medico. Sì, proprio noi. Porco, porco! Corri! Torna indietro e sparaci. Ma cosa torna indietro? Sparaci. Dov'è? Dov'è? Là sopra, sulle scale. Sta scendendo. L'hai colpito di striscio. Dai, vai, subito cura Petro, prima che muore. È morto, non ce l'ha fatta, niente, mi Mi dispiace. dispiace. Mi Sì, sa che è però. nella raffica in cui ha sparato a... Cioè, hanno sparato, hanno colpito il Ce ne gabbiano. sono altri? Eh sì. Mi sa di Intanto sì. No, saccheggio. no, non saccheggiare, saccheggiamo dopo off camera. E Ok, giusto. Allora, ce ne sono altri? Dov'è? vai, non te lo posso dire io. Cioè, non te lo posso dire che non lo so manco io. No, là non credo ci sia qualcosa, torna qua. No, non andare là, torna qua, aggirati nella fabbrica. Dove? Da dove? Da dove mi Sciottatissimo hanno Licio. preso? Ragazzi, vedete, questo gioco non è come ad esempio Call of Duty che tu entri, spari a random e colpisci tutti. Ecco, ci vuole un attimino più di concentrazione. Cosa che, Ok. indovinate, io non ho. Quindi, proprio bello. C'è uno che correva, l'ho sentito. Dietro. Ma perché mi sciottano? Tu devi sparare per Ma, primo. l'ho capito, ma non c'ho il tempo No, ce materiale. l'hai il Ma tempo. Guarda, posso provare io? Prova tu, perché io sono. Innanzitutto sappiamo che viene da qua. Ma senti l'audio tu? Io no, sinceramente adesso non lo sento. Ora sì. Ora no. Eccolo lo stronzo. Perfetto. Teoria. Ok, sono tutti morti adesso. Ok, quindi Adesso un saccheggiamo off secondo camera. saccheggio tutto e poi se trovo qualcosa di importante lo faccio vedere, se no ci vediamo dopo. Ok, ora abbiamo questo qua è quello che abbiamo preso, cioè Due bizon. due bizon che comunque abbiamo deciso di vendere perché abbiamo trovato anche questa che è la Fort 12 che è più potente della Makarov, quindi ci terremo la Fort e venderemo anche la bizon, anzi scarichiamola, che qua Solo le tutte e armi. due? Sì, tutte e due le Ok. mandiamo. Ma Aspetta un è secondo, qua le armi meglio. si devono scaricare perché possono avere le munizioni È equipaggiate. meglio questo o l'altro? Tre Comunque fucili a sì. pompa. Sì. Questo qua è più handling. Non ne ho idea. Io direi questo qua, ci segniamo questo qua. E poi abbiamo trovato munizioni incendiarie che però, come c'è scritto qua, sono per segnalazione. Infatti non fanno per, non sono particolarmente buone per uccidere qualcosa, quindi le vendiamo. Anche questi che sono i colpi per la caccia agli uccelli. Quindi non è fatta appunto per il combattimento, è fatto in caso proprio di estrema necessità. Quindi entrambe le vendiamo le munizioni. Poi qua abbiamo già trovato il nostro amico che dobbiamo prendere. Abbiamo un artefatto. Il PDA Addio. per da vendersi d'oro, vice altre cose. Va bene. Prendiamo tutto, quindi andiamo Da da Wolf. Wolf. Appena ritorniamo da Wolf, riprendiamo la registrazione. Ok, ragazzi, qua abbiamo il
quello che venderemo, questo. Abbiamo 23.000 rubli, che possono sembrare tanti, ma come vedete con 23.000 rubli possiamo comprarci a malapena una Bizon, che tra l'altro, ragazzi, noi ne abbiamo due, quindi che diciamo vendiamo, che per tenerci la Fort e il Toz 66. Andiamo anche le chitarre, va bene. Adesso però mi muovo io giusto per andare un po' più veloci. Good hunting, stalker. Sì, grazie, grazie. Ecco, panzone. Allora, vai da Wolf, no? Sì, che ci darà una ricompensa, non mi ricordo quale. Andiamo. Scusa, ci stava sparando. Va bene. E ci dà 4 medikit, 2 bende, una pillola antidroga. 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 Pillola antidroga. E un'acqua, una bottiglietta di minerale. Va bene, grazie. Poi qua possiamo parlando, fare credo un'altra missione, no? Già, possiamo trovare la chiave. Possiamo andare in quel posto, in quella porta chiusa adesso, e dobbiamo trovare una chiave per lui. Va bene, guarda qua quante armi ci sono. Mamma potremmo... mia. Scavalchiamo e rubiamo qualcuno. Magari si potesse. Aspetta, che c'è scritto qua? Ah, che... Cirillico. 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 Il russo, cioè il russo, tipo il, lo slavo, queste lingue qua sono scritte in cirillico. Ah, ok. Allora, questa lingua strana, diciamo, questa scrittura strana. Ah, dobbiamo parlare con Sidoro, che c'è anche. Scusate, ragazzi. Scusate. C'è l'elicottero. Ecco, questi elicotteri. Cioè, i militari praticamente in questo gioco rompono il cazzo di continuo. Cioè, tu li vedi e ti incominciano a sparare come se non no, ci fossero. No, in domani. Questo no. No? Su quello normale sì. Ah, qua sugli invece... stalker normali sì. Qua pure sono rompicoglioni, ma ti aiutano. Paradossalmente, no. Queste qua non le possiamo vendere. Qua abbiamo l'artefatto che... Zero ru. Vale zero ru perché è della missione, se no... Poi appena ne troviamo uno, vediamo quanto vale. Allora, parliamoci. Vabbè, ho preso l'artefatto. E ci ho dato. Vabbè, cibo, sì. Bende, medikit. Medikit, se gli abbiamo dato il PDA e la Nightstar, ovvero l'artefatto. Ora possiamo andare. La storia è più... Ora dobbiamo rilasciare uno che è stato catturato. Ve la spiegherò Fox molto così sulla breve perché... Poi appunto, come già detto, ci sarà un video apposito sulla... Sì, loro. Esatto. Allora, ora possiamo eliminare i cinghiali. Ok. Che forse dovrò fare. Uccidere i flash, che sarebbe tipo dei maiali mutanti, e prendere l'occhio di un flash. Noi per ora eliminiamo i maiali. Facciamo questo. I maiali, i cinghiali. I cinghiali, ok. Si può accettare più di un lavoro. Vabbè, trovare un occhio di uno di questi maiali mutanti. Ah, di un maiale. Che ognuno ha tipo delle parti proprietà per la scienza e così via. Allora, al solito vendiamo questi, anche questi qua della Bunduel. acqua ce la teniamo. Kit medici abbiamo. Ad esempio già ora ne abbiamo tanti. Prima ne avevamo due. Con due non va da nessuna parte. Ma veramente. Good hunting, stalker. Il fatto è che servono molto, quindi. Sì, esatto. Ah, prima abbiamo trovato, ecco, degli stash, appunto. Ah sì, spiega tu cosa sono gli stash. Sono appunto dei posti dove sono conservati degli oggetti lasciati da altri stalker. Si posso trovare in tutta la mappa. A me sta cosa che si offusca però dà un po' fastidio. Ecco, questa è un'anomalia che ha fatto fuori qualcuno o qualcosa. Vabbè, dai, andiamo qua. Per ora mi sto muovendo io. Appena tocca di ammazzare i cinghiali ci penserà il vice al solito. Allora, tra l'altro, ragazzi, negli stash si possono trovare anche artefatti, quindi roba buona, ecco. Qua c'è un piccolo cimitero che vi giuro non l'ho mai visto. Che figo sta maschera, oh però. Oh mio Dio. Che si può ottenere, qua tutto quello che si vede si può prendere. Pure il teschio. Pure no. Il teschio. Oh, che fai, che abbiamo qua? Ah, ti mangi due birre, due batterie alcaline, che si servono due bende. Le batterie sono ok, il resto vabbè, anche le bende, dai. Sì, io direi così. Siccome la birra pesa un pochino meno della birra, facciamo che una la teniamo, una la lasciamo, sì. Sparano. Sì, è vero, lo sento anch'io, stanno sparando. Ma credo siano nel villaggio, No, il villaggio è troppo lontano. Dici? Sono verso di là comunque.
Eccolo! Là c'è il Flash appunto morto, fortunatamente ucciso da un'anomalia o da chi sparava. Adesso andiamo a vedere. Se vedete, ora che abbiamo preso tutti gli oggetti tranne uno, lo stash sarà verde. Vuol dire che l'abbiamo ripulito, non del tutto però. Da questo momento tutti gli altri stash che troveremo non saranno in questa posizione, perché se adesso noi lo ripuliamo c'è una probabilità che ci ridia lo stesso stash con gli stessi contenuti. Quindi, siccome noi non vogliamo trovare questa roba che abbiamo già preso, inoltre è molto scarsa, lasciamo un oggetto così è come se fosse occupato e la probabilità che ci dia altri stash è più alta. Quindi però ci siamo presi solo una birra che ci berremo. Io direi di vedere anche un secondo se gli stalker hanno cosa da dirci nella chat, questa qua. Magari gli vendono qualche artefatto che possiamo comprare, non si sa mai, che di solito gli vendono a prezzo basso. No, una pistola. Ecco, questo qua ci può dare delle cose da... ci può dire delle cose. Ma siccome io so abbastanza cose di questo gioco, direi che non vale la pena spendere soldi per questo. Anche se è interessante. Vediamo questo qua che mi sembra un pochino Anzi, più... pure Sidorovic ha il social network. No, no. Un fucile a canne mozze, ma non ci serve. Va bene. Ok, io quasi quasi direi di andare là dove c'era il fishing. Allora, conduco sempre io, giusto a sbrigarci. Ci Sì. vediamo tra pochissimo. Cos'è? Ragazzi, oh mio Dio, ragazzi, quello che vedete è qualcosa proprio di cancerogeno al massimo. Ve lo giuro, ragazzi, quello è un bloodsucker. Un succhio sangue, appunto, è quello qualcosa bruttissimo là, che la particolarità è che è invisibile. E fa male, fa Ha voglia di far male. male. Quindi io quasi quasi per uccidere. Madonna, ecco quello là. Ma magari l'ha ucciso il Succhia sangue. Bloodsucker. Speriamo che l'abbia lasciato almeno l'occhio. Speriamo che mentre saccheggiamo non ce lo ritroviamo davanti, perché sennò veramente No, io speriamo. esplodo. Ecco l'occhio. Eccolo qua. Oh, abbiamo avuto culo, dai, abbiamo avuto culo. Quindi vediamo, dobbiamo uccidere quindi maiali mutanti e cinghialocci. No, i maiali non c'è Ah bisogno, solo i no? cinghiali. Ah, bisognava soltanto l'occhio del maiale. Allontaniamoci più che possiamo. Adesso continua perché tanto i cinghiali Altri sono là. cinghialotti. Vai avanti. Ok. Ok, adesso sto giocando io in questo momento. Ah, i gatti. No, un No, un cane. cane. Ma stanno sparando o sbaglio? No, Ma mi va. Cioè. Dovrei andare direttamente là. Sono quelli? sì. Vuoi provare a usare la pistola? Sì, dai. No, La sbagliato. pistola. Perfetto, Sbagliato. attentati terroristici sui cinghiali. Sinistra, arrivano. Sicuro. Vai, prendi il fucile a pompa, che se ne frega. Anche Sono quelli, no? qua, mi sa. Controllo anche qui a sinistra. Mi sa che stanno Cinghiali sono arrivando. incazzati. Cacchio, No, però no, sono preparati a troppi. sparare, preparati a sparare. Dove sono? Oh mio Dio, quanto. Ma perché non vedo? No, sono solo là. Allora, a me non piace per niente. Eh sì, ma quanti però? Sparaci tu. Dai, due già li hai fatti fuori. Tutti. Quanti ne devo uccidere? Come tutti? Porco. Colpo piazzato in testa. È morto. Morto. Allora, uccidiamo questi. Madò, i tre moschettieri. Sparaci. Mamma mia. Oddio, regà. Dai, Ma vi sparaci, prima che giuro. scappa, questo scappa sicuro. Sparaci nel culo. Vai, ora così. Oh. Ok. Saccheggia i cinghiali perché possono avere qualcosa comunque. No. No. Nada, vabbè. Abbiamo capito. Niente, dai. Adesso, prima di tornare da Sidorovic, andiamo a saccheggiare quel bunker che abbiamo trovato prima. Quindi vai qua sotto, dove c'erano quei poveri stalker che adesso sono morti tutti quanti. Per colpa tua. Per Oh, dai. i banditi Vabbè, one comunque shot. alla fine potevo anche evitare di portarli, tanto alla fine diciamo che ho fatto la maggior parte del lavoro io. E Quindi andiamo qua. infatti, quindi. Ok, Accendo la torcia? flashlight, sì. Anche se c'era la luce, però vabbè.
Oh mio dio. Spacco? No, queste non si possono rompere. No, no, non si possono aprire, tranquillo, qua non c'è niente. Ragazzi, allora, a me in tutti i giochi i sotterranei mi hanno fatto sempre paura, quindi è un preavviso. Usa la pistola e non c'è bomba. Troppo tardi. Vabbè. O se sono ratti. Tipo. Sono ratti mutanti questi. Quello si era capito, ma ho la mira di merda. Vabbè. Va bene, andiamo avanti. Non c'è male, dai. Dai, salviamo. Qua giusto per sicurezza. Aspetta, sì. Stai sanguinando, no? Salvo. Ok. Aspetta. Questo era morto. Ah, no, è vivo. È morto questo. E se è morto, cosa vuol dire? Che c'è qualcuno che l'ha ucciso. O qualcosa. Perché mi dici questo, però? E che ne so, l'ho dedotto. Jesse. Che schifo. Non vengono puliti da qualche cinquantina d'anni sti cessi, mi sa. Perfetto, l'hai visto? Pillole antiradiazione. E non antidroga. Pillole antidroga. Allora, vediamo. Ok, adesso tieni venuto F giusto per vedere se c'è. Ecco, kit medico blu. Questi sono migliori in confronto ai militari. Adesso, come ci ha detto... Aspetta, dammi un secondo. Sì. Come ci ha detto Wolf... Ok, io comunque per memoria ci vado. La chiave di non si è ritrovata più dopo che ha dormito in questi sotterranei. Che come ci abbia dormito manco lo so, giusto? Perché io mi cagherei sotto. Eccola qua, infatti, la chiave del vagone. Ora, prima di portarla, noi potremmo andare nel vagone, prendere la roba e poi portargliela a lui. Non cambierà nulla, perché tanto... Comunque anche lui ce lo dirà che possiamo prendere la roba. Continuiamo a perlustrare o... Possiamo andare direttamente dritto perché non c'è altro qua. Ok. Guarda intorno, guardati intorno al massimo. No, ma non c'è niente in questa stanza qua. Prova a andare. Ah no, neanche qua c'è molto. Prova, forse qua qualcosina. Io non me lo ricordo, ricordavo solo questa cosa della chiave. Poi se c'è qualcosa. Tu tieni premuto F al solito. Ma non c'è niente. Poi chissà cosa era adibita a sta struttura. Un cino. Vabbè, spegniamola qua la torcia, non serve neanche. Ma sei sicuro che dovevamo andare qua? Eh sì. Era per la chiave del vagone. No, ma dico in questo, cioè dovevamo andare avanti. Dovevamo? Sì, ma forse da qua è una scorciatoia, non me lo ricordo. Guarda, aspetta, fermo. Guardiamo la mappa. Clicca solito qua sopra per vedere dove siamo. Sì, siamo nella direzione giusta, perché dovremmo andare là. Certo. Un secondo. Ok, ragazzi, abbiamo scoperto qua un nuovo posto dove possiamo andare. Quindi andiamoci. Proseguiremo di qua. Ragazzi, però tutti questi sotterranei mi stanno sinceramente... sul... spaventando. Sì, diciamo... Oh mio Dio! Guarda, c'è il vecchio amico di Vivi. No, c'è quello fantasma. Usa quello che non muore mai. Usa il fucile. Fanno un bordello. Oh, cavolo, raga. In testa. Raga, no. Gli zombie, no, raga. Sono... non è che, cioè, non sono molto fortissimi, anche se non si può dire, però... Oh mio Dio, raga, con gli spasmi! Mamma mia, ragazzi! Questo non muore! Ora fanno finta di morire, poi... ecco, si rialza. Pure lui? Ora è morto? Ora è morto. Lui invece no, lui è lo zombie ghost. Cioè, lui si rialza ogni... un altro colpo in testa. Ogni sera. È morto! Dai, saccheggia velocemente. Finalmente! Oh, mano di zombie che può servire, non so sì, che sì. Cosa.
Allora, prendiamole tutte. Allora, continuiamo ad andare avanti. Ora, chi c'è là? Niente, dai, qualcuno che ha provato a... a ucciderli. Ma perché non si può saccheggiare? È che sono... non si può saccheggiare così. Tra l'altro com'è che ci vado? Ah, così. Salta, salta. 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 Sto saltando. Vediamo se... riesco a fare qualcosa io. No, ci sono riuscito. Ok. No, no, oh, ok. Ok, ce l'abbiamo fatta. Grazie a qualche bug, ce la si fa sempre. Infatti. Allora, qui ci saranno pure i militari? No, qua no. Ok, bene. Qua però ci sono le cose peggio dei militari. Anomalie. Ah, vabbè, dai, ma alla fine, cioè, non ti sparano le anomalie. Quindi saliamo. Siamo tranquilli. No, perché sto scendendo? Ecco. Saliamo. Ragazzi, c'è un altro teschio. Vabbè, prendiamo tutto. Poi, insomma, al limite. Però, aspetta, guarda, che cos'era quella bottiglia bianca? Allora, vediamo. Questo qua è vodka. Emu Bob. Emu Bob. Non so cosa sia, però, vabbè, magari un'altra qualità di vodka. Di vodka. Ecco, qua è pieno di anomalie. Qua, porco schifo. Entra, entra. Io mi munisco di bullone. Ti guido io. Sinistra, guarda, ti guido io. Qua? Giusto per spiegarci, segui il mio dito. Ok, adesso vai dritto finché non te lo dico io. Ok, fermo. Qua. Sinistra, ecco, bravo. Ora devi passarci proprio in mezzo tra questi due. No, ok, ecco. Ce l'abbiamo fatta, ci sono un po' di maiali là sotto. Faremo uno spuntino. Ok, l'elicottero che passa. Ma mi sa che sono un po' troppi questi maiali, eh. Io ora non voglio dire qualcosa, però mi sa che sono un po' troppi questi maiali. Porco schifo! No, là vai verso i militari, sali qua sopra. La carica dei maiali c'è. Oddio, raga. Oh mio Dio, raga. Hai sanguinamento alto, aspetta. Ok. Si sente dal battito cardiaco. Sì, sì. Ora io, raga, veramente non so cosa fare. Mado. Sono stato trafitto da un'orda di maiali. Che bella fine. Usa la pistola, sparaci da qua. Ho sbagliato di nuovo. È rimbalzato. Come è rimbalzato? È rimbalzato il maiale. Ah. Ok. Ah, lo stronzo è così patato che non può salire qua. Ah, sfigato. Mettiti a dieta per la prova costume. Come? Stronzo! È salito! Aiuto! Non mi posso fidare più neanche di questo posto. Ok, ragazzi, non dovrebbero essercene molti. Intanto qua prendiamo tutto. Adesso io sono addetto al saccheggio. Ma ce n'era un altro, Manfred. Dove? Dietro. No, ecco, guarda. Ah, là, sì, ora li prendo. Ah, è ancora vivo quello. Sì, sì. Ora non più. Col colpo da maestro. Madonna mia, ragazzi. Va bene. Adesso proseguiamo, saccheggiamo queste case, che dici? Cioè, d'accordo. Faccio io o fai tu? Fai tu, però forse è meglio tagliare. Sì, se troviamo qualcosa di buono, semmai ve lo diremo, sì. Lo facciamo vedere. Ok, ragazzi, allora, io per ora non abbiamo trovato niente. Purtroppo, dico purtroppo perché a me non piace, però mi sono ricordato che c'era qualcosa di buono in questa casa qua. Quella non questa, quella là blu. E
Vabbè dai, saccheggiamolo, vediamo che c'è. Oh cacchio! Cos'è sto nanetto? Oh mio Dio! Oh mio Dio! A pugni! E questa è Muori! l'arma forte che ti Ma dicevo. vaffanculo, apri! Ah! Guardate Bello quanto è de mamma. brutto! Oh mio Dio, raga! Oh cacchio, cos'erano questi? Come si chiamano? Boh, tipo sono i nani. Nani I malefici. nani malefici, gli hobbit. Dai, vabbè, vediamo se... Non mi ricordo sinceramente se c'era qualcosa, era solo uno scherzo, perché mi ricordavo che c'era qualcosa di brutto. La prima volta mi sono cagato sotto io. Stonanetto di merda, guarda te che mi tocca. No, ma non c'è niente comunque E allora, infatti, non c'era niente, che ho detto io, era solo uno scherzo. qua. Maledetto, maledetto. Vabbè, allora, torna indietro, vai di qua, che tra un po' dovremmo trovare la strada. Dove? Verso di qua? Yes. Vabbè, noi al solito appena arriviamo vi facciamo sapere. Ok, ora siamo arrivati in questa casa, ti consiglio di abbassare l'arma, perché qua ci sono delle persone non molto amichevoli. Perché E allora perché dovrei abbassare l'arma? se l'alzi ti sparano. Fuma sin stocca, zanbala smushan, bakla No, luracha no, non i puoi parlare con questi. sapota Torna kada. indietro e vai a destra qua. Parla con questo qui. Vediamo chi è. Ma sono banditi. Tipo dei Non banditi. posso Questo parlare. sì, ma gli altri no. Non posso parlare. No, con questo qua sì, però. Questo non è un bandito. Fa del gruppo Sin, cioè male. E c'è una storia dietro, ma al solito, come vi ho già detto, non la racconteremo a lunga. Quindi, va bene. In pratica, adesso si può fare due cose: o ammazzare tutti questi qua, che comunque sono ostili, cioè sono cattivi in sostanza, e liberare il nostro amico, oppure farci un sacco di strada a Sidorovic. E tornare qua e poi fare di nuovo la strada indietro con lui. Quindi, non lo so. Tu che dici? Io direi che questi qua meritano solo la morte. Allora, ragazzi, io vorrei ucciderli. Ma come facciamo? Allora, Facciamo? cioè, Allora, se io sparo a questo, quello là mi spara subito e anche quello. possiamo fare una cosa molto... Allora, Dalla finestra. no, no, no. Allora, io Sì. personalmente ce la farei. Possiamo provare, facciamo una cosa. Col fucile a pompa spari a questo e a questo. Subito, se non ti bruci prima però. E subito dopo cambi a pistola e spari a quello col fucile a pompa dietro. Ci proviamo, quindi aspetta. Salviamo qua. Mettiti dietro quello là, col fucile a pompa. Tanto non ti dico Vado. niente. No, 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 dietro, dietro, proprio nell'angolino. Anche così. Spara prima quello e poi quello sotto di te. Guarda dove è arrivato il Oh colpo. mio Dio. Mira e poi spara. No, ho dato un pugnazzo. Ma non ci credo. Ragazzi! Cioè, è illegale. È illegale. Illegalità allo stato No, puro. comunque dobbiamo farcela. Non mi interessa niente. Dobbiamo Io farcela. non faccio niente perché sennò sarebbe tipo barare. Dobbiamo Ah, a farcela. proposito, vedete, qua non sappiamo quanta vita abbiamo, ma il flash di prima, che era un maiale insignificante, per farvi capire, guardate quanta vita ci ha levato. Quindi. Quindi direi di usare un kit medico e... Tanto del resto ne abbiamo 8, quindi. Uno più, uno Uno meno. più, uno meno. Allora ci mettiamo dietro il malcapitato. No, Ok. però loro non spareranno al malcapitato, quindi possiamo fare una cosa interessante: andare qua, metterci Uccidere questi. dietro di lui, dietro Waija questo tizio inola qua, e stalker petecury frontra ammazzarlo. sucata la mushan si Ammazzare sparando questo e conseguentemente questo, mupala perché col rinculo si mubo alza un po' l'arma. adin Ok. sola. Provaci, dopodiché ti consiglierei di abbassarti, ricaricare, cambiare a pistola e mirare questa porta, perché è da là che verranno. Aspetta, vai. Ok, subito, 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 guarda la porta, guarda la porta. La madò! Che cazzo è? Oh mio Dio! Ma perché ti sei mosso? È la posizione perfetta dietro il... No!
Dai, facciamo. No, perché no. Ti muovi? Sei, tu sei le compulsioni, perché? No, perché mi può sparare. Che ti abbassavi, so. non cominci a saltare in giro come un coniglio. Vado. Vai. Ok, subito dietro. E appena escono, come dei camperoni che siamo. Mettiti qua dietro, non devi muoverti tipo Call of Duty, non serve a niente a muoversi, serve solo a farsi sparare. Magari switcho. Ricarica. Magari. È là, perché ho visto l'arma. Mi hai visto il bug. L'ho ucciso? Sì, ne manca solo uno, a sto punto è di salvare. E l'ho ucciso. Vabbè. Mamma mia, che pro player che adesso sono. Adesso vai a parlare col tizio e poi saccheggiamo. Ok. Prima parliamo mica saccheggia tizio. Lui. No, prima parliamo col tizio e poi... Fermo. Magari è buona, cioè voglio dire. Ok, prima ciao tizio. Che è volpe, perché ci sono lupi, volpi, okay. Ci sono dei topi che sento. Vabbè, lui ci dice che in pratica è uno che ripara le armi, che ce le può modificare. Intanto lui se ne va e noi saccheggiamo tutto. Quindi se troviamo qualcosa di buono, come al solito, vi facciamo sapere. Allora ragazzi, abbiamo saccheggiato, siamo di nuovo qua dal caro e vecchio Sidorovic. Allora, sinceramente non abbiamo trovato molte cose forti, tranne appunto una pistola automatica che abbiamo equipaggiato, questa qua come vedete. Poi la revolver, che è molto forte, però visto che abbiamo più munizioni per appunto la pistola, abbiamo deciso di usare questa. Questa qua la metteremo da parte, sì, diciamo. Infatti, per magari... Non lo so, per alternarle qualche volta. Sì, esatto, ma comunque pesa abbastanza poco anche le munizioni, quindi direi di tenerceli. Sì, in caso tipo di qualcosa di forte, perché c'hanno alcuni mutanti che comunque avranno bisogno di più potenza di fuoco, infatti. Meglio usare questa qua. Allora, ragazzi, dovevate vedere la scena quando quello schifo di Fox, dopo che abbiamo fatto, l'abbiamo liberato. C'era una... non so cos'era, c'era una cappa, non lo sappiamo, probabilmente era una cappa. È un fucile a pompa. Che potevamo prendere, la... un fucile a pompa, proprio quello a pompa giusto, non come appunto queste che abbiamo noi. Che sono a doppia canna, sì, ecco, esatto. Queste qua. E praticamente ce le ha rubate e non potevamo fare niente, anche caricando l'ultimo salvataggio, lui diciamo che le aveva prese, quindi... Sto Fox infame, per te sono le lame. Potremmo comprarci teoricamente questo, perché possiamo prenderci questo fucile di precisione, sì. Più o meno con le munizioni. Forse non ci arriviamo però per le munizioni. Ma spendiamo 1000 rubli. Facciamo una cosa, andiamo a vedere, perché Fox, con Fox abbiamo sbloccato i potenziamenti per armi e armature. Vediamo cosa ci vende lui. Intanto vendiamo questi qua, che comunque sono abbastanza rubli, perché i potenziamenti costano vedere quante fucili ha, cioè tutti venduti da noi praticamente. Esatto, no? Poi almeno la maggior parte. Io direi che per ora le munizioni a meno questo qua per la K che non ci servono. Ora vendiamo qualcuno di questo, un secondo. Cos'altro devo posare? Queste qua. Le mani di zombie potresti anche posare? Sì, le mani di zombie e gli occhi di flash, tranne uno che è per appunto la missione. Sì. E poi queste cose sono molto importanti, perché o si vendono agli scienziati o si usano per creare artefatti, che poi vedremo anche come. Il resto no, vabbè, ci serve. Ho posato solo le munizioni del fucile d'assalto, che per ora manco ce l'abbiamo. Comunque c'ho tante munizioni diverse, non pensate che ci sia solo un tipo di calibro. Allora, cosa dobbiamo vendere? Le munizioni. Un po' di munizioni, direi di venderne, arrivare a 180. Tra l'altro, secondo me proprio per questo rende appunto il gioco più interessante, più diciamo pieno di contenuti. Allora, abbiamo ricevuto un medikit, due bende, acqua. Due medikit. Tre medikit in sostanza. Sì. E 5. No, 4 medikit. Rubli. Ah, no, giusto. 1000 rubli. Ok, 1000 rubli. Ok, abbiamo salvato Fox. Vediamo. There adesso. Is a stalker out there that goes by that name. Some say he's found a passage to the north of the zone. I'd like to find out how he got there myself.
It's in an unexplored area, probably filled with many artifacts. The other traders and I will help you find him. And then maybe you'll discover the hidden pathway too. This will be good for all of us. You will kill Strelok, while we will open up the way to the north. Personally, I don't think you'll find him. But there is a chance you'll succeed where most have failed. Nothing ventured, nothing gained. Io non sento più la voce.